qui con Carmine Albix nel pomeriggio insieme. È arrivato il momento dell'intervista. Nostro ospite il presidente dei Cuochi Lucani, Rocco Giubileo. Benvenuto su Radio Potenza Centrale. Ciao Carmine, buonasera a te e ai radioascoltatori. Carissimo Rocco, innanzitutto complimenti per questa vittoria dei Cuochi Lucani ai campionati italiani di cucina. Ma che cos'è, per i meno esperti, l'Unione Regionale Cuochi di Basilicata? Cosa vuol dire per te esserne il presidente? Allora, in pratica l'Unione Regionale Cuochi Lucani rappresenta la Federazione Italiana Cuochi sul territorio lucano. E a sua volta raggruppa tre associazioni provinciali, quindi Cuochi Potentini, Cuochi Materani e Cuochi del Vulture. L'Unione Regionale nasce nel 1975 e il suo team, chiaramente il team dell'Unione Regionale Cuochi Lucani, ha anch'esso una storia di vita abbastanza lunga e ha ottenuto negli anni molti riconoscimenti. Composto da chef professionisti che hanno l'oneroso compito di promuovere il meglio della cucina lucana e i prodotti del nostro territorio. Per me chiaramente essere il presidente dell'Unione Regionale rappresenta un motivo di orgoglio e soprattutto di crescita professionale. Come vedi, ogni anno abbiamo degli eventi ai quali partecipare e quindi ci confrontiamo con altri professionisti di tutte le regioni italiane, ma anche di altre nazioni, pertanto per noi è più che orgoglio e anche appunto un motivo di crescita professionale. E a proposito di orgoglio, di crescita professionale, mi riallaccio a queste parole: voi siete i campioni d'Italia, ma avete anche ricevuto il premio della critica gastronomica ai campionati italiani di cucina. Dove si nasconde il segreto di questo successo? Ma io ritengo che il segreto, è chiaro che va molto ai professionisti che partecipano ai campionati, in questo caso il team dell'Unione Regionale Cuochi Lucani, con i suoi componenti, in primis il team manager Giuseppe De Rosa e tutti i componenti del gruppo, del team. E poi diciamo quello che è più importante è che fa la differenza è il prodotto, quindi i prodotti della nostra terra. Certo, e a proposito, riallacciandomi appunto al discorso del premio della critica, è proprio lì che ci siamo giocati una buona fetta, diciamo, del risultato che abbiamo ottenuto, perché al di là dei giudici di gara che controllano effettivamente il lavoro, tutto ciò che si prepara appunto nel box dove vengono prodotti, allestiti i piatti, poi gli assaggiatori, in questo caso giornalisti gastronomici, ci hanno dato questo premio proprio in quanto siamo riusciti a dare il massimo del gusto ai prodotti che abbiamo utilizzato per realizzare i nostri piatti e come dire, i giusti abbinamenti e soprattutto anche il saper impiattare al meglio le preparazioni. Ecco. Rocco, raccontaci a tal proposito che menù avete portato, qual è stato il menù vincente? Allora, innanzitutto siamo partiti con uno starter che abbiamo chiamato il connubio di corba tra terra e mare, quindi la corba, come tutti sanno, è un pesce che troviamo anche nell'Adriatico, quindi dalle nostre parti, anche nello Ionio. Abbiamo alternato appunto questa corba con dei gamberi e abbiamo fatto una sfoglia di mozzarella. Buono. Poi avevamo il compito di inserire nello starter due elementi a base di pasta, quindi abbiamo fatto un tagliolino di grano arso e un tortello con un cuore liquido, quindi semplicemente con acqua di pomodoro e olio extravergine di oliva. E poi abbiamo fatto un gelé di cetriolo praticamente. Questo era lo starter. Mentre per quanto riguarda la main course, quindi il piatto forte, abbiamo utilizzato il piccione, quindi gli abbiamo dato il nome di il piccione in tre consistenze. In effetti abbiamo utilizzato tutto di quello che si può utilizzare del piccione, quindi il petto, le cosce e anche le frattaglie. Quindi abbiamo fatto questa main course abbinata con del mais, abbiamo fatto un tortino
E poi abbiamo, come dicevo, realizzato una sorta di mousse con le frattaglie del piccione stesso, con un gelée di lamponi. Per chiudere abbiamo fatto un dolce che abbiamo chiamato un dolce viaggio tra Sud Italia e Asia orientale. E qui ci, diciamo, il pasticcere si è sbizzarrito, io dico sì. Il pasticcere però era coadiuvato da una lady chef pasticciera, e quindi abbiamo realizzato questo dolce che appunto va ad abbracciare con i nostri prodotti, quindi i prodotti della nostra terra, della terra lucana, con un elemento orientale. Quindi abbiamo utilizzato questa sorta di agrume giapponese che è simile al nostro limone, però ha molti più noccioli all'interno, meno succo, però ha un quindi sapore si può dire che avete abbinato la tradizione con l'innovazione. Certamente, lì siamo obbligati, perché dobbiamo per forza scegliere questo percorso, in quanto ci danno comunque degli input e delle regole, dei regolamenti da rispettare assolutamente, e è chiaro che dobbiamo abbinare appunto la tradizione all'innovazione. Va bene, diciamo che ormai è diventato il nostro compito principale. Allora, voi oltre ad aver vinto, come mi dicevi tu, siete la Juventus d'Italia, perché avete vinto per ben 3 volte il titolo di campioni d'Italia, ma organizzate anche degli eventi, ad esempio il Basilicata Food and Wine. Ecco, secondo te qual è il piatto lucano più apprezzato da chi viene in Basilicata, sia per turismo che per lavoro? Beh, noi abbiamo tanti piatti da poter inserire nel paniere e far assaggiare appunto a chi viene nella nostra regione. Penso ai legumi, quindi con l'abbinamento delle paste, penso ai salumi, ai formaggi, da fare tante tipologie di antipasti, di primi piatti ma anche di secondi. Però quello che più ci tengo è da far conoscere un po' a tutta l'Italia, l'abbiamo già fatto in occasione di altri eventi, è lo strascinato con i peperoni di Senise. Oh. Chiaramente un semplice soffritto con i peperoni abbinato, quindi con saltiamo gli strascinati dopo che abbiamo cotto appunto la pasta, e l'andiamo a mantecare con il cacio e ricotta lucano. Mamma è un piatto mia. Veramente che io ritengo ci possa contraddistinguere, è un fiore all'occhiello per la nostra regione. Che bontà. Cavarocco, per concludere, un piatto non è solo il mero sapore, ma racconta anche la storia, la tradizione, la cultura di un popolo. Per te quanto è importante il valore della cucina nel nostro territorio? Ma io ritengo che la cucina nel nostro territorio sia, se non al primo, ma tra i primi posti, perché, ecco, in riferimento anche a quello che ci siamo detti prima, anche la critica gastronomica, i componenti, qualcuno di loro era già passato nella nostra regione e ha avuto motivo di raccontarci cose positive proprio riguardando a quello che è la cucina, quindi si è trovato bene. Negli anni siamo riusciti a crescere abbastanza bene, e lo sforzo che dobbiamo fare è quello di continuare su questa strada, perché sicuramente possiamo dare ancora di più e daremo sempre il meglio. Cavarocco, è stato un piacere averti qui come ospite su Radio Potenza Centrale. Noi di Radio Potenza Centrale ti auguriamo il meglio a livello personale e professionale, e auguriamo il meglio alla fantastica famiglia dei cuochi lucani. Grazie a voi, è stato un piacere anche per me. Grazie infinite e un saluto a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori.